8 marzo 1939. Lilia Silvi, nome d'arte di Silvana Musitelli, arriva al successo col film Assenza ingiustificata, insieme ai due massimi divi di quegli anni, Alida Valli e Amedeo Nazzari. Cari amici, vi presento Alida Valli. Nata a Roma nel 1921, Lilia Silvi inizia a recitare a 4 anni nell'istituto delle suore Dorotee. Canta, balla, fa sport. Il 28 aprile 1937 Mussolini inaugura Cinecittà e visita gli studi. Entusiasta delle attrezzature della Hollywood italiana, incontra Lilia Silvi in sala trucco. Mussolini dirà che le tre attrici che più gli piacciono sono Greta Garbo, Alida Valli e appunto Lilia Silvi. Eccola con Vittorio De Sica mentre gira Il signor Max. Poi conosce il campione del Genoa e della nazionale Luigi Scarabello. Lo sposa e il loro amore durerà tutta la vita. Sono gli anni dei film, dei telefoni bianchi. Nei film della Silvi i baci sono esclusi per contratto, ma per Nazzari dovrà fare un'eccezione. Col suo carattere esplosivo, aggressivo, ecco Lilia Silvi in alcune scene di Scampolo e della Bisbetica domata, sempre in coppia con Amedeo Nazzari. Nei primi anni 40, questi allegri film faranno dimenticare agli spettatori le tristezze della guerra. Nel 46, Diraghin, del regista Carmine Gallone, sarà il suo ultimo film. Al recente Festival di Roma, il regista Mimmo Verdesca le ha dedicato il documentario In arte Lilia Silvi, prodotto da Leo Gullotta e Fabio Grassi. Lilia Silvi ha festeggiato i suoi 90 anni con gli applausi del pubblico e dei colleghi più giovani.